Mi aspetto una partita difficile per la caratura tecnica dell'avversario. Il Catanzaro è una squadra costruita per vincere il campionato. Hanno fatto una squadra veramente forte e quindi domani sarà una partita difficile per noi. Questo conta poco la difficoltà della partita perché poi saranno le motivazioni che faranno la differenza. Anche contro squadre meno di caratura, meno tecnica, se non hai le giuste motivazioni puoi far male. Quindi la cosa che conterà sarà avere le motivazioni giuste a prescindere da loro, che sono una squadra, ripeto, fatta per vincere il campionato. Giochiamo contro tre avversari probabilmente sulla carta più forte di noi e quindi metteranno alla prova il nostro carattere e anche la nostra organizzazione tattica, tecnica. Quindi sì, sono tre partite importanti. Dico che di guardare partita dopo partita perché credo molto nel vivere il momento. Vorrebbe non avere infortuni, però ce l'ha. Soprattutto quando lavori ad alta intensità come facciamo noi, perché la nostra squadra per competere deve star bene fisicamente e per star bene fisicamente devi allenarti, devi uscire dalla zona di comfort e è così che migliori. Mister, stavo guardando un po' il girone di ritorno del Catanzaro. O vince o perde. Allora ti chiedo, firmeresti per un pareggio? Ah, boh, onestamente non so che rispondere, penso di no, perché non posso chiedere alla mia squadra giochiamo per pareggiare. Ogni giorno lavoriamo e lottiamo per vincere le partite e quindi giochiamo per vincere. Poi può succedere tutto, ma No, dico se è un risultato che comunque, non perché si scende in campo per pareggiare, ci mancherebbe, se è un risultato che ti lascerebbe al 91esimo soddisfatto. dipenderà dall'andamento della partita. Dipenderà da come andrà la partita. A oggi ti dico no, vogliamo vincere. Domani, se la partita andrà in una certa maniera e riusciremo a pareggiare in extremis, ti dirò, abbiamo ottenuto un gran pareggio. Oggi ci siamo preparati per vincere. Non so se ci riusciremo, ma daremo l'anima.